Consiglio regionale si è riunito in seduta solenne per celebrare la festa della Toscana, filo conduttore delle celebrazioni del 2021, dall'abolizione della pena di morte alla lotta ai linguaggi d'odio, la Toscana terra dei diritti. Un fiore, la Costituzione, sulla tomba di Gregory Summers, giustiziato in Texas nel 2006 e sepolto per sua volontà a Cascina, in provincia di Pisa. Con questo gesto simbolico, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha dato il via martedì 30 novembre alle celebrazioni per la Festa della Toscana, istituita per ricordare le riforme leopoldine che nel 1786 portò il Granducato di Toscana, primo stato al mondo ad abolire la pena di morte. Toscana è terra di diritti, fu la prima ad abolire nel 1786 la pena di morte e oggi insieme a Michelangelo Betti, al sindaco di Cascina, siamo venuti qui a ricordare Gregory Summers che fu giustiziato in Texas nel 2006. Ebbe un lungo scambio epistolare con i ragazzi della scuola media di Navacchio grazie ad una professoressa che raccontò la storia di questo carcerato che stava per essere condannato a morte. E il messaggio che oggi vogliamo mandare di qui è che non ci può essere giustizia lì dove c'è violenza, non ci può essere ancora la metà degli stati al mondo che hanno la pena di morte. Venire oggi qui a salutare e ricordare Gregory Summers è un modo per dire che la Toscana è sempre dalla parte giusta della storia, lo fa ricordando il passato e attualizzandolo al presente ed è un modo per chiedere che quello che accade ancora in tanti paesi del mondo non accada mai più. In questa vicenda, in questa storia, si racchiude un po' il senso della festa della Toscana e getta un ponte fra la firma di Pietro Leopoldo e l'oggi, perché poi appunto anche oggi quasi la metà, circa la metà degli stati del mondo continua a avere la pena di morte nel proprio ordinamento. E qui poi il tema della pena di morte e di quello che è il giudizio di una società si rafforza proprio dal fatto che questa storia nasce nelle aule di una scuola, di un istituto comprensivo, per cui è anche un messaggio che arriva dai ragazzi agli adulti. Successivamente si è tenuta al Cinema Teatro La Compagnia di Firenze la seduta solenne del Consiglio regionale, presente in sala oltre 40 gonfaloni di comuni della Toscana, i cui sindaci hanno ricevuto in dono la bandiera della regione. La seduta si è aperta con la lettura dei saluti della senatrice a vita Liliana Segre, cui è seguita l'introduzione del presidente dell'Assemblea regionale Antonio Mazzeo. L'attualità di Pietro Leopoldo di Lorena ha caratterizzato la seconda parte della seduta con l'intervento di Gaetana Morgante, ordinaria di diritto penale e direttrice dell'Istituto Dirpolis della Scuola Sant'Anna di Pisa. Nell'intervento conclusivo il presidente della regione Eugenio Giani ha voluto sottolineare come l'ordinamento della Toscana rispecchi 450 anni di storia, che vede poi la regione protagonista come primo stato al mondo nell'abolizione della tortura e della pena di morte. La festa della Toscana l'abbiamo potuta rifare e l'abbiamo potuta rifare come avviene da 20 anni, dal 2001, anzi la prima manifestazione la fece il Comune di Firenze nel 2020, all'insegna di questo messaggio che è di rievocazione storica, sì, ma soprattutto è di proiezione verso il futuro. Fummo il primo Stato al mondo 235 anni fa, era il 30 novembre del 1786, ad abolire la pena di morte. Oggi è abolita in 106 paesi del mondo, su circa 200 stati del mondo. Ancora più della metà della popolazione della terra vive in paesi in cui l'ordinamento penale chiede come estrema ratio, ma comunque la pena di morte. Ecco, i valori di civiltà, dell'umanesimo, dei diritti, della libertà che la Toscana seppe esprimere per prima 235 anni fa sono attuali, perché c'è ancora circa quasi 100 paesi, più della popolazione mondiale, da liberare dal sapere che un giudice può condannarti alla pena capitale. Magari con qualche anno dopo scoprire che si tratta di un errore giudiziario o comunque con il sacrificio di una vita umana che invece deve vivere il suo percorso naturale fino alla fine, anche con la possibilità di poter rieducare se stessi e rendersi conto dello sbaglio che si è fatto. Questa è la festa di tutte le cittadine e tutti i cittadini della Toscana. Non vuole essere una ricorrenza per ricordare
per quanto la Toscana è stata all'avanguardia nel mondo abolendo per prima nel 1786 con Pietro Leopoldo la pena di morte. E non vogliamo fare solo questo, perché basta leggere i dati di Amnesty, ci dice ancora che metà dei paesi al mondo non hanno abolito la pena di morte, ma oggi vogliamo mandare un messaggio specialmente alle ragazze e ai ragazzi più giovani: non siate mai indifferenti. La Toscana ha scelto sempre di stare dalla parte giusta della storia e noi dobbiamo continuare a fare lo stesso, portando con forza il tema dei diritti al centro della nostra azione. Alle ragazze e ragazzi dico che oggi è un po' un passaggio di testimone. Un passaggio di testimone in cui trasferiamo quelli che sono i nostri valori. La Toscana è terra di diritti, è terra di accoglienza. La Toscana vuole essere all'avanguardia anche nella lotta ai linguaggi d'odio. Per questo abbiamo legato le due cose. 30 novembre è una giornata importante per noi toscani, è la festa della nostra storia, la nostra identità, la nostra cultura, la capacità che abbiamo avuto nei secoli di dimostrare al mondo quelli che sono i valori dell'uomo, i valori del rispetto degli altri, la non violenza, il fatto di rispondere alla violenza senza rispondere con nuova violenza, l'abolizione della pena di morte che oggi attualizzata dimostra quanto la Toscana può fare tanto come ruolo istituzionale, insieme ai sindaci che ringrazio per la loro presenza, con tutte le istituzioni, e credo che questa sia una giornata importante perché deve dimostrare quanto la Toscana nei propri valori può credere può testimoniare ed essere in grado di innovare. Siamo stati in grado di cambiare nel 1786, dobbiamo essere in grado di cambiare oggi perché ci sono nuove forme di violenza che sono verbali, non verbali, sono mentali, nei comportamenti, negli atteggiamenti, sono sui social, sono in tanti meandri della società. A noi il compito di andare a redimere le persone, a denunciare le violenze, ma essere in grado anche di innovare in termini di tutela dei diritti garantendo i doveri. Occorre continuare in modo serio, autorevole, la battaglia per i diritti contro tutte le forme di odio, anche nei nuovi moderni mezzi di comunicazione, nei social. Occorre fare massa comune per dire stop a tutte queste forme di odio che ancora colpiscono chiunque nella nostra società, lo vediamo tutti i giorni, ma quello che mi sento di dire in particolare oggi è che ancora in un periodo delicato quale quello presente, però vediamo arrivare i sindaci e i loro delegati da tutta la Toscana, e questo è un gran bel segnale. Sono contento di aver dato un contributo in questo senso, perché soltanto con l'unitarietà, ma anche con le idee chiare, con lo spirito di autonomia e di dare forza ai territori, possiamo davvero ripartire come Toscana. Giornata fondamentale perché è una giornata soprattutto di riflessione intorno a un primato che la Toscana ha, ovvero la prima terra in tutto il mondo ad aver abolito la pena di morte, e giustamente questo giorno è diventato la sua ricorrenza prioritaria, ma appunto abbiamo collegato questa giornata a una riflessione sui diritti, sui nuovi diritti anche, ovvero quelli che spesso vengono lesi dall'utilizzo delle moderne tecnologie, e sappiamo bene che questo accade, accade quotidianamente, che ancora oggi non c'è una cultura formata sul tema, e quindi anche come Consiglio regionale abbiamo voluto dare questo contributo. La giornata di oggi, anche come Ufficio di Presidenza, abbiamo fortemente voluto questo tema perché è un tema assolutamente attuale. Io penso che proprio in relazione al tema scelto per combattere il linguaggio d'odio, per combattere quanto troppo spesso succede sui social, fin dalla più tenera età si possa pensare di dedicare la festa della Toscana a chi ha fatto del linguaggio e con il linguaggio la storia dell'umanità e la storia nostra, e quest'anno ne ricorre il settecentesimo anno, che è Dante. Proprio in occasione di questa ricorrenza io penso che appunto la festa della Toscana possa essere più che mai dedicata a Dante, alla Divina Commedia, a quel linguaggio magnifico, soave con cui Dante ha descritto appunto tutto quello che ci circonda. È una scelta che la Toscana 235 anni fa ha fatto in modo molto coraggioso, e ancora oggi ci sono molti paesi che la mantengono, talvolta anche convintamente, nonostante i dati anche empirici dimostrino che non ha diciamo una efficacia deterrente pari a quella che ci si aspetta. Quindi è una scelta di civiltà che ancora molti stati devono compiere, e la Toscana da questo punto di vista è stata una apripista importantissima.
Al termine della seduta i gonfaloni dei comuni hanno dato vita a un corteo che ha raggiunto l'Aringario di Palazzo Vecchio. Nel pomeriggio poi il convegno La Toscana che non odia, contrasto all'hate speech, durante il quale il presidente del Consiglio Antonio Mazzeo, insieme al vicepresidente Stefano Scaramelli e alla presidente dell'associazione Parole Ostili, Rosi Russo, firmano il manifesto per la comunicazione non ostile di fronte agli studenti di Rondine, Cittadella della Pace, al Cinema Teatro La Compagnia di Firenze. Tra i 10 principi cardine del manifesto, l'ascolto, il rispetto, la cura, la consapevolezza e la responsabilità. Qui c'è questo patto che oggi andiamo a siglare e in questo patto noi vogliamo sottoscrivere un manifesto, che è il manifesto per le parole non ostili. La Toscana deve essere avanguardia anche su questo. Dobbiamo iniziare noi politici a usare il linguaggio adeguato. I numeri parlano chiaro. Su 800.000 tweet che sono stati esaminati da inizio dell'anno a ottobre, il 68% usa linguaggi d'odio. Non so se capite la potenza del problema. E allora i linguaggi d'odio soprattutto verso le donne. E molto spesso quel linguaggio d'odio si trasforma in violenza, violenza fisica. Noi dobbiamo lavorare insieme alle ragazze e ragazzi, oggi è solo l'inizio, andremo nelle scuole, costruiremo cultura civica, lavoreremo insieme perché la Toscana resti sempre dalla parte giusta della storia. Questo tema a me è molto caro, ho voluto con forza nell'ufficio di presidenza che un pezzo della giornata della festa della Toscana si dedicasse ai ragazzi, è un tema a me molto caro, perché a mio avviso un atto di violenza, una comunicazione, un post, un messaggio WhatsApp, una cosa detta non detta in uno spogliatoio di calcio, una cosa detta non detta in una classe a un ragazzo, può essere un atto di violenza fortissimo, si può uccidere anche con le parole. Allora era questo il senso, provare a dire: nel 1786 abbiamo detto che alla violenza non si risponde con violenza, quindi abolizione della pena di morte. Quali sono le violenze attuali dei giovani? Molte volte più che un cazzotto, come avveniva forse ai nostri tempi, oggi può esserci una parola, una cosa detta, non detta, un ammiccamento, una frase, un messaggio che fanno male, uccidono i giovani. Allora i giovani devono diventare sentinelle di libertà. Il manifesto è nato 5 anni fa da un'esigenza concreta di tante persone che come me, io mi amo definire solo così un po' la mamma di questo manifesto, colei che ha apparecchiato la tavola, ecco, ma in realtà tantissime persone con una grande sensibilità hanno detto: ok, proviamo a vivere meglio la rete, perché iniziavano i primi episodi di hate speech, di fake news, di cyberbullismo, eccetera. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo cominciato a scambiarci delle idee, sono nati dei principi, abbiamo condiviso questi primi principi con la rete, ci sono state migliaia di collaborazioni e di suggerimenti e così a febbraio di 5 anni fa ormai è nato il manifesto della comunicazione non ostile. Cos'è? Sono 10 semplici principi di stile, 10 suggerimenti per aiutarci a vivere meglio quella che ormai possiamo definire la nostra nuova stanza. Ognuno di noi nella propria vita ha la stanza del digitale, dico io. Che siamo più piccoli o che magari siamo anche noi più grandi, ecco, ciascuno di noi deve fare i conti con il mondo online. Allora, quella stanza ha delle sue regole, quella stanza va conosciuta e ormai va anche abitata, però per abitare quel mondo ci vogliono educazione, ci vuole cultura. E non è sottinteso tutto questo. Allora è giusto lavorare con i più piccoli, ma anche con noi adulti, dico io, proprio per capire quale può essere il modo migliore per abitare questo mondo e sapendolo allora si va incontro anche a una comunicazione che migliore. Una delle premesse di Parole Ostili è proprio che le relazioni sono il cuore della nostra vita. Ecco, che tutto questo passi attraverso il mondo online non è scontato e le parole sono importanti perché quelle parole possono ferire. Le parole possono essere pietre, pietre per costruire dei muri o pietre per costruire dei ponti. Allora sta a noi. La sensibilità a questo tema fa sì che possa davvero cambiare qualcosa. Allora io oggi sono particolarmente felice perché la regione Toscana è la prima in assoluto, insomma in Italia, a firmare il manifesto della comunicazione non ostile. Ed è un segnale forte, ci credo, è una grande responsabilità, perché questo, ecco, farà sì che, e mi auguro, che un po' tutti alzino la soglia dell'attenzione rispetto alle parole che useranno, ai modi e anche agli strumenti con cui lo faranno. È un augurio, ma spero tanto che sia anche, ecco, un bel apripista per il resto dell'Italia.